Ecco, allora a me non è che piaccia far polemica, infatti questa cosa non l'ho detta finora, anche se è successa mesi fa, però ho pensato di parlarvene perché è una cosa che proprio non mi piace. Non fate caso come sono vestita, non lo so nemmeno io, fuori fa caldissimo, in casa fa freddo, ho mal di gola, quindi non so più cosa mettermi, va bene così. Buongiorno a tutti, oggi sono qui con il piccolo Angus e oggi sono la Chiara del futuro, ma tra pochissimo capirete il perché. Però adesso andrei di là perché Lizzie sta combinando un mezzo disastro ed è di là da sola, quindi vorrei evitare guai. Eccola qua appunto, teppista. Lizzie, cosa stai facendo? Sta smontando mezzo divano. Lizzie, lascia stare i cuscini, dai. Dov'è Bo? Qua. Bo, eccola Bo. Lizzie, devi stare attenta. Guardate, guardate cosa fa. Adesso si è puntata che deve giocare con questo e quindi poi cade puntualmente perché ovviamente ci scivola sopra. Lizzie, dai, mettiti dritta. Lizzie, eccola qua. Allora. C'è Bo? Facciamo vedere un po' che cosa ha Bo. Le scarpe. Le scarpe, allora la nonna ha fatto le scarpine a Bo e poi ci saranno altre sorprese per il compleanno di Lizzie che ci sarà tra poco, però al momento non diciamo niente. Lizzie, tra un po' diventi grande, compi gli anni? Sì? E quanti anni compi? Tanti. Tanti quanti? Sette. Sette anni compi? Ma no Lizzie. No. 3 anni? Sì, ok. Allora, stamattina è arrivata questa magliettina per Lizzie. Lizzie, lascia un attimo Bo. No, Bo. Dai un attimino che facciamo vedere la tua magliettina. È arrivata questa nuova magliettina che le ho preso con il pony e Smarty sarà gelosissima, vero? È bella la tua magliettina col pony, Lizzie? Sì, ti piace? La scelta lei questa. Alterniamo magliettine rock a magliettine con i pony. E poi per concludere questo outfit assolutamente a caso, come quello del video dello spannolinamento, se non l'avete visto recuperatelo, lo trovate sul canale. Lizzie stava indossando totalmente a caso di stivali da pioggia. Sono arrivati anche dei nuovi sandaletti per lei. Questi sono sandali, al momento li sta indossando con i calzini perché fa ancora un po' freschino in casa. Però guardate che belli che sono. Con tutti, chi sono questi? Gli unicorni. Gli unicorni. E le piacciono davvero tanto, quindi basta, adesso non le toglie più. Qui abbiamo la poltroncina che vorrei farvi notare quanto è schiacciata ormai. Tra Lizzie e Danny non so chi la sta schiacciando di più, ma qua davanti praticamente tutta rovinata. Andrà sistemata un pochino, E domani mamma non c'è. No, dove va domani la mamma? Va con Matilde. Va con Matilde, vero? Sì, praticamente domani vado con la zia Sara a filmare un video molto particolare con Mati e lo vedrete poi, penso, direttamente questa settimana sul canale, quindi rimanete sintonizzati anche perché è un video al limite dell'assurdo, quindi non potete perdervelo. Comunque qui c'è Angus che avete intravisto prima e che non vedevate sul canale davvero da tanto tempo. È vero Angus? Ciao piccolo! E abbiamo rifatto la cresta che a me personalmente piace un sacco, adesso la faccio vedere dal lato. Eccola qua la cresta del piccolino, è troppo carina, ogni tanto gliela faccio. In tutto questo, perché sono la Chiara del futuro? Allora oggi volevo giusto dirvi un paio di cose a proposito della casa nuova, perché non so se lo sapete, se state seguendo i video sul canale, sì, altrimenti magari vi sarete persi questa cosa, a breve ci trasferiremo in una casa nuova e i piccolini avranno anche la loro cameretta. Se non sapete di cosa sto parlando, appunto sul canale trovate tutti i video. E volevo aggiornarvi perché in realtà c'è un piccolo ritardo, nel senso che probabilmente non andremo nella casa questo mese ma il prossimo, quindi comunque non manca tanto, però appunto c'è un piccolo ritardo e quindi niente, speriamo che risolva tutto in fretta e che comunque riusciamo a entrare nella casa a giugno, anche perché vorrei fare un sacco di cose e l'estate sarebbe davvero perfetta per fare queste cose, quindi vedremo. Comunque non voglio spoilerarvi troppo perché poi vi porteremo con noi nel trasloco, faremo il room tour e tutte queste cose e anche l'house tour, perché effettivamente e quindi appunto non vorrei darvi troppi spoiler adesso. Tra l'altro mi viene in mente anche una cosa mentre vi parlo di trasloco. Volevo filmare il trasloco in un modo un po' particolare tramite una miniserie un po' strana che mi è venuta in mente, perché qualche giorno fa qualcuno ha commentato: ma non porti più miniserie sul canale? Ho detto
effettivamente da un po' che non porto miniserie, e quindi mi è venuta questa idea. Non so, fatemi sapere giù nei commenti, ovviamente non sapete di che miniserie si tratta, però insomma c'è questa idea nell'aria, quindi rimanete sintonizzati anche per quello, poi vi darò magari qualche indizio, qualcosa. Comunque il primo episodio nel caso potrebbe uscire a breve, perché ormai praticamente ci siamo. Adesso vedrete delle clip che ho filmato con Danny quando siamo andati all'IKEA a gennaio, quindi ci vedrete super coperti perché era gennaio, a vedere le cosine per la cameretta dei piccoli e non solo, perché erano arrivati dei nuovi articoli e volevo vederli dal vivo. Fatemi sapere poi giù nei commenti cosa vi piace di più tra le cose che vi faccio vedere, perché sto ancora pensando come organizzare la loro cameretta. Buongiorno, non so in quale video inserirò queste clip, comunque io e Danny siamo in macchina attualmente e stiamo andando da IKEA, perché in qualche video scorso eravamo già stati da IKEA per fare un check di tutte le cosine anche per la stanzetta dei piccoli. Avevamo guardato vari lettini ed ero abbastanza convinta di un modello in particolare, che però non aveva la cassettiera abbinata. L'altro giorno guardo sul sito e scopro che è arrivato un lettino nuovo con la cassettiera abbinata, quindi oggi faremo un giro per andare a vedere questi nuovi mobili e capire un po' se ci piacciono di più, se potrebbero andare meglio per la stanzetta dei piccoli e valutare un po' di cose in generale. Danny è qui, non lo vedete tantissimo, ok, il cappuccio. Comunque adesso vi faccio vedere anche come l'ho vestito, perché è molto carino, molto gangster oggi. Ho messo le Nike, questo giubbottino carinissimo con il pelo all'interno. Oggi c'è il sole, si sta bene. Danny non ha nessuna voglia di andare all'IKEA, però adesso secondo me gli passerà appena vedrà i peluche. E altra cosa, abbiamo lasciato Orso a casa perché non volevo che lo perdesse in giro per l'IKEA, e non è molto contento anche per questa ragione, vero? Ok, stiamo ufficialmente entrando. Avevo già perso la gamba del cavalletto nel parcheggio, già sono dovuta tornare indietro, vabbè. Ok, allora andiamo in ascensore. Ta-ta-ta. Perfetto. Ecco qua Danny, allora questa è la giacca, poi qua ci sono i suoi pantaloni cargo nuovi e le sue Nike molto belle. Adesso usciamo di sopra. Danny non ha tanta voglia, però del resto lui non era ancora venuto all'IKEA, tra l'altro. Così vedi anche tu il lettino, Danny. Cosa stai guardando? Il cibo qua sta guardando. Ecco cosa sta guardando. Dai. Danny e la sua non voglia di vivere, però guardate che carino questo per fare la foto. Sì, dai, facciamo la foto. Guarda Danny che bello nello spazio. Lo spazio. Ecco, allora a me non è che piaccia far polemica, infatti questa cosa non l'ho detta finora, anche se è successa mesi fa. Però ho pensato di parlarvene perché è una cosa che proprio non mi piace. Allora, mentre ero all'IKEA e stavo realizzando foto e video, mi sono accorta di questa ragazza che mi stava palesemente riprendendo col telefono. E non me la sono sentita di dire niente, per quanto comunque insomma non sia molto carino e in molti casi non si possa neanche riprendere le altre persone. Non me la sono sentita di andare lì a dire no, ma cosa stai facendo e cose di questo genere. Però mi sono accorta assolutamente che mi stava facendo il video, perché è palese. E mi è successo anche in passato, anche in metropolitana Milano, un paio di volte che delle ragazzine mi facessero video e foto cercando di non farsi vedere, ma vi assicuro che è troppo evidente come cosa, cioè si vede benissimo. Quindi se mi vedete in giro, al posto di farmi foto di nascosto, video di nascosto, cioè venite lì, ci salutiamo, al massimo ci facciamo una foto insieme se volete, ma cioè non ha neanche senso farmi appunto le foto di nascosto e cose del genere, anche perché in molti molti casi, ripeto, non si può fare questa cosa, cioè ci sono proprio delle leggi a riguardo. Ora non entro nel dettaglio, però anche online trovate un sacco di articoli a proposito di riprese di altre persone, come funziona con la privacy, come funziona in luoghi pubblici, in luoghi privati. Cioè non è che si può andare in giro e riprendere quello che si vuole e poi soprattutto pubblicare questi contenuti, perché tutto questo discorso per dirvi che poi delle persone che mi seguono mi hanno segnalato il video che questa ragazza ha postato su TikTok, il video dove ci sono io all'IKEA, e lì ho detto ma cioè perché postare un video del genere, già perché filmarlo, in più postarlo e non sono stata taggata in questo video dalla persona che l'ha postato, quindi non è stata una cosa, come dire,
posto un video di Rebel Baby Giulia e glielo mando. No, è stata una cosa per, non so, fare views, perché effettivamente poi quel video ha fatto visualizzazioni e io mi dico, ma perché, cioè, qual è il motivo? Piuttosto vieni lì, ci salutiamo, ripeto, oppure se non capisci quello che sto facendo puoi venire a chiedermelo, ma non fare riprese di nascosto da postare online, così, non va bene. Appunto, non voglio entrare troppo nelle questioni legali, però vi assicuro che ci sono queste leggi a proposito di riprese di altre persone. Fate attenzione con queste cose e ripeto tutta questa cosa per dire: se mi vedete in giro non fatemi foto e video di nascosto, venite a salutarmi, cioè mi fa piacere, tanto si vede quando le persone ti fanno una ripresa o una foto di nascosto, perché comunque è evidente. Quindi alla fine è anche una brutta situazione perché io me ne accorgo, però magari anche così solo per educazione o perché sto facendo altre cose non mi va di venire a dire qualcosa. La persona non riesce a capire se io ho capito o no, inizia ad avere un atteggiamento ancora più strano, quindi è ancora più evidente, cioè non fate queste cose, vi prego, non fatele. Abbiamo fatto un selfie con l'astronauta, qui c'è tutta la collezione dello spazio, c'è anche il letto con il copriletto dello spazio, ma questo è un letto, non so come vedete, quello lì, singolo, e quindi è troppo grande per lui. Guardate che carino. L'orso appeso, l'orso astronauta appeso, eccolo. C'è anche l'orso nella navicella, hai visto Danny? Questo. Il mega mega razzo. Con tutti i gattini e gli animali e l'orso. Qui c'è sempre la nostra poltroncina che ci piace tantissimo e che non avremo mai, perché a parte che questo è un sacco ma poi è anche piuttosto ingombrante. Dai Danny, cioè, abbiamo questo carrello che non va, non so che cosa abbia questa ruota, ma è un disastro. Danny si sta addormentando sul carrello. Danny, proprio vero che portare gli uomini all'IKEA no buono, Danny, dobbiamo portare Mati e Smarty, loro si divertono un po' di più a guardare i mobili con la mamma. Comunque abbiamo questo carrello che veramente va malissimo, cioè mai avuto un carrello così bloccato a livello di ruote, vero Danny? Ma comunque volevo farvi vedere quanto è grande, cioè guardate nel seggiolino quanto occupa, cioè è letteralmente, letteralmente grandissimo. Visto che mangio gelato tutto l'anno, una delle prime cose da guardare per la casa è sicuramente la ciotolina per il gelato. Queste sono proprio carine, carine. Piacciono Danny, queste per il gelato. Ho trovato la tazza da tè per Danny, cioè questa è perfetta a livello di misura, guardate. Se non rompesse qualsiasi cosa questo mister, potremmo prendere anche la tazzina in ceramica, ma direi che al momento non è una buona idea. Sono anche i piattini abbinati. Stavamo guardando questo per stendere i piatti perché la soluzione in cucina è un po' particolare, forse potrebbe servirci, però non lo prendiamo adesso perché vorrei valutare un attimo. Come al solito quando filmo le clip video molto in anticipo, poi mi fa sempre ridere riguardarle successivamente perché mi rendo conto di quante cose cambiano anche in poco tempo, relativamente poco tempo, e ad esempio abbiamo guardato molte cose che effettivamente ho già comprato e se avete seguito video vecchi li avrete già viste, ad esempio lo scolapiatto, cose del genere, e il materasso sono tornata un'altra volta a provarlo perché non riesco proprio a decidermi, però forse ci siamo. Ti piacciono le cucine Danny? No. Come no? Danny, dai, guarda che bello lo scolapasta verde. Che verde. Che orso. Mi pensa sempre al suo orso. Sai cosa fa la mamma per l'ennesima volta? Prova i materassi, perché io non riesco proprio a convincermi per il materasso. Cioè non so se sono io o cosa, ma si fa davvero fatica a scegliere il materasso. So che dovrei prenderlo matrimoniale, però adesso vediamo un pochino, li riprovo per l'ennesima volta, magari questa volta mi chiarirò un pochino le idee. È vero, il materasso per la mamma? Mamma sì, invece il materasso per il lettino lo abbiamo già, non abbiamo il lettino però abbiamo già il materasso. Sto facendo un check veloce qui dove ci sono tutte le cassettiere perché sono già passata l'altra volta, però ci sono anche gli armadi che l'altra volta non ho guardato, e visto che il nuovo lettino che è arrivato e che tra poco andremo a vedere ha la cassettiera abbinata, come vi dicevo, mancherebbe l'armadio e bisognerebbe studiare una soluzione per appunto risolvere quel problema lì, perché ci potrebbero essere degli armadi extra nella casa che potrei utilizzare nella cameretta, oppure potrei prendere qualcosa ad hoc, oppure fare qualcosa ad hoc tipo cabina armadio, però è tutto un po' da valutare, quindi preferisco dare un'occhiata in giro intanto che sono qui. Allora, qui ci addentriamo in questa cameretta che abbiamo già visto più volte, credo,
credo di avervi portato qui anche la scorsa volta, perché questo era il lettino che avevo considerato fino a qualche settimana fa, quando ho visto appunto l'altro sul sito. Hai visto, Danny, ti piace questo lettino? Guarda qua, bello, eh? Il lettino di Danny. Allora, questo mi piace molto perché ha i cassetti sotto, anzi il cassettone, sembrano tanti cassetti ma in realtà è uno solo, che è molto ampio per mettere ad esempio le copertine, cose del genere. Il modello nuovo di lettino che c'è non ha il cassetto, però a livello estetico forse mi piace di più. Adesso vediamo. Comunque questo è molto carino, mi sembra anche molto resistente a vederlo così. Tra l'altro si può togliere una sponda, insomma, carino. Danny si è innamorato di questa soluzione, che però non possiamo mettere, la soluzione spazio. Bellissima, bellissima la cameretta così. E poi il letto, anche la copertura, che lo trasforma in una specie di tenda. C'è anche lo spazio sotto per giocare. Guardate che carino. Invece queste mensole mi piacciono moltissimo, queste qui in legno. Voi cosa ne pensate? Io le trovo davvero molto carine e molto versatili. C'è questa soluzione molto carina, è una mensola in legno fatta così. Adesso mi salvo il nome tramite video. Ecco questa, Lustigt. Poi qui c'è anche un armadio, ma gli armadi da bimbi sono sempre piccolissimi, cioè qui non ci starebbero decisamente i vestiti di tutti, quindi non mi sembra una buona soluzione, anche perché dovrei acquistarlo, quando invece magari, come vi dicevo, ho già un armadio che non utilizzo, che potrei riciclare nella cameretta, e in più non sarebbe ottimale per lo spazio. Molto bella questa, stavo guardando questa copertina, è proprio carina. Danny adesso si sta abituando a guardare le camerette dei grandi, poi chi glielo dice che dobbiamo prendere un lettino con le sbarre. Altra copertura per il letto, bellissima, anche questa gli piace tantissimo. Danny, amore, vorresti il lettino da grande tu, Comunque stiamo guardando qua che ci sono i vari contenitori per la cameretta, quello lì a buffo, poi ci sono quelli con i numeri, quelli tipo anche per la biancheria o per i giocattoli eventualmente. Ce ne sono davvero tanti. Guardate che carino questo copripiumino. Non so se sia la misura anche del lettino piccolo, 150x200, in realtà penso di sì. Molto carino. Qui ci sono anche tutti gli altri, però sono molto colorati. Sapete che ormai sto abbastanza sui neutri. Qui c'è questo con le banane, carino. Allora, vediamo un po', che qua ci sono i tappeti. Oh, Danny! Questo per le macchine, carinissimo. E poi di qui ci sono anche gli altri. Guardate, avevo considerato quello lì con il cagnolino quando l'ho visto sul sito. È molto carino, anche se è un po' standard. Magari vorrei qualcosa di più particolare, però insomma è da vedere. Poi il tappeto sarà una delle ultime cose che prenderemo, immagino, perché non si può pensare di partire dal tappeto, dai. È vero, Danny. Danny è stanco, lui sì. Si vede che è stanco, ma adesso andiamo a vedere tutti i peluche. Lì ce ne sono tantissimi, secondo me lui sarà contentissimo. Orso! C'è un orso gigante qua. Adesso chi lo porta più a casa, Danny? Cioè, guardate che orso. E qua ci sono tutti gli animali della giungla. Orso! C'è un orso molto grande, eh? E qui ci sono un sacco di altri animali, un po' di cagnolini. Guarda, Danny, ci sono i dinosauri! Dinosauri, c'è anche la tartaruga! Guarda la tartaruga, aspetta se riusciamo ad arrivarci col carrello. No, che fatica con questa ruota. Per orso. Per orso, per Danny. Per orso. Ah, per orso. Prendiamo orso una bella tartaruga. Dinosauro. Dinosauro anche. Oh, Danny, guarda che carini. Sono un po' di animaletti qua, vediamo. Animaletti. Guarda, un po' di animaletti, ti piacciono questi? Animaletti. No, Danny, lascia il dinosauro. No. Lascia il dinosauro, non possiamo prendere il dinosauro, dai. Guardate che bello qua, tutto a tema spazio di nuovo. Oggi è la giornata dello spazio, infatti è perfetto aver portato Danny perché a lui piace proprio. Allora, qui prima di arrivare ai lettini dobbiamo passare attraverso i giochi, che è molto pericoloso. Treno. Il treno, Danny ha visto i pezzi di legno del treno. Oh, che bello, Danny ha visto questo, ecco perché si è soffermato sul treno. Ma noi abbiamo un trenino stupendo. Bello. Quello cos'è? La verdura. C'è un po' la verdura giocattolo, ti piace questa? Per Danny. Per Danny, bellissima. E poi vediamo un po', di qua c'è il set della spiaggia, che io sto girando questo video che è ancora gennaio, e vedere il set della spiaggia mi fa veramente strano. Però Danny, guarda, c'è la pizza, amore. Pizza. La pizza. Bellissimo questo della pizza. C'è anche il tagliere all'interno. Poi qui ci sono altre verdure. Adesso proseguiamo. Vediamo un po' che cosa c'è qua avanti. Cos'è questo? Il set del dottore. Ma noi ce l'abbiamo già, vero Danny? Dottore. Il set del dottore. Oh, ma che belli questi giochi. Guardate che carino questo. È bello.
per Danny. Hai visto Danny cosa ha fatto? Lo trascini? No, no, nessuno lo trasciniamo in giro, per carità. Quanto mai gliel'ho fatto vedere, ma guardate che belli questi giochi. Sono troppo carini. Per Danny, ma oggi guardiamo e basta, eh? Oggi non dobbiamo comprargli niente, in teoria speriamo di riuscire a mantenere questa promessa, eh? Vero Danny? Mi hai promesso che non compriamo niente. Niente, orso. Compriamo orso, orso non è niente. Qua ci sono un po' di giochi, il libretto, questo qui, altri giochi in legno, la torre impilabile. Ci sono cose molto semplici e molto molto carine. E qua iniziano le cassettiere. Allora, questa è la prima cassettiera, che è quella azzurra. C'è anche quella rosa, che era esposta di là. Poi ci sono anche queste. Adesso procediamo. Danny mi sembra un po' più sveglio, eh? Sei più interessato, Danny, adesso? Danny. Vi faccio vedere cosa stiamo vedendo noi, eh? Allora, stiamo vedendo questo fasciatoio. Poi quest'altra cassettiera fasciatoio. Questo è il set minimal che vi facevo vedere l'altra volta, che mi piace molto, ma non si può togliere la sbarra. E lì ho visto quello che siamo venuti a vedere. Allora, adesso vi faccio vedere, perché guardate un po' cosa c'è scritto qua. Novità, perché effettivamente è una novità. Allora, qui c'è questa cassettiera fasciatoio con il fasciatoio ampissimo. E adesso ve la mostro meglio da qua. Ecco, questa qui è la cassettiera fasciatoio che siamo venuti a vedere, che ha anche il lettino abbinato che vi faccio vedere tra pochissimo. Vediamo i cassetti insieme. Allora, qua c'è un sacco di spazio per mettere le cose. E qui ci sono i cassetti, che non sono profondissimi però sono ampi, quindi un bel po' di cose ci starebbero anche qui volendo. Sono due cassetti e poi sotto è fatta così, quindi non arriva a terra ma ha tipo i piedini. La struttura mi piace molto, ha il legno qui sul bordo e qua ovviamente si può mettere un altro tipo di materassino fasciatoio. Io ne ho già in mente uno che mi piace tanto. Cosa ne pensate di questa cassettiera? E cosa c'è qua, Danny? Allora, qui ci sono altre due novità e una delle due è il lettino che dobbiamo guardare noi. Allora, questa è la nuova culla che hanno per i neonati, che è fatta così, molto particolare, con le ruote alla fine, ma non ci serve decisamente, no, non ci serve, anche se è molto molto carina ed è piccolina, con il bordo in legno. E adesso vi faccio vedere il lettino. Il lettino nuovo che è arrivato abbinato alla cassettiera è questo qui, il primo che sto inquadrando, ecco, con il bordo in legno proprio appunto come la cassettiera, e poi ha le sponde bianche, si possono togliere e si mette la spondina, quella lì, per trasformarlo in letto per bimbi più grandi. E non so, mi piace tantissimo. Adesso lo faccio vedere anche da di qua. Eccolo, vedete, è un po' diverso dal classico lettino tutto bianco, tutto in legno. E poi questa cosa che sia evolutivo mi piace tantissimo. Poi lì ci sono anche gli altri che abbiamo già visto anche le altre volte, però questo mi ha colpito perché ha una linea un pochino più particolare, un po' meno standard e meno classica. Questi sono i copripiumino della misura del lettino. Adesso stavo guardando questo perché è super cute, guardate quei cagnolini. È di questo rosa abbastanza spento, che mi piace, devo dire. Poi mi piace anche questo, però non starebbe bene con un lettino con una parte in legno, perché è un beige che suona un po', anche se la federa, guardate che carina, le orecchie, questa piacerebbe tanto a Danny. Comunque il lettino a me piace un sacco. Adesso scendiamo, e per scendere dobbiamo prendere l'ascensore, perché noi abbiamo il carrello, vero? Il carrello. Mamma mia, Danny, che gambe lunghe che hai. Ok, ascensore vuoto. Ed eccoci qua, adesso scendiamo giù. Danny voleva l'orso, lui voleva l'orso gigante. Danny, ma non abbiamo ancora spazio per metterlo, e poi ci penseremo. Dai, guardate un po' allo specchio. Ecco, lì, Danny che si guarda allo specchio. Dai, Danny, abbiamo quasi finito, eh. Orso. Vuoi andare a casa da orso? Danny e le soddisfazioni. Allora, ho trovato i nostri vassoi perfetti Smorling per Smartie. Direi che è ottimo, vero Danny? Abbiamo Smorling per Smartie. Fanno troppo ridere i nomi degli Ikea. Allora, abbiamo trovato i biscotti. Una volta che non c'è Mati, compriamo i biscotti. Comunque guardate che carini. Tieni Danny, tienili tu. Biscotti buonissimi, questi li assaggiamo, sembrano proprio buoni, sono carinissimi. Hanno messo la bottega svedese qui, mentre prima invece era fuori, quindi ci sono un sacco di cose buonissime da mangiare. Adesso stiamo passando. Hai fame, Danny? No. Ha sonno, Danny, ovviamente. E indovinate un po', stiamo andando storti. Ormai avete capito che con questo carrello non andremo lontano. Per fortuna abbiamo quasi finito il giro. Ma queste sono torte congelate? Sono... Che cos'è? Cioè, fantastico, voglio di mangiare qualsiasi cosa. È anche ora di merenda, eh.
quindi anche questo che non aiuta, guardate, girelline. No, basta, andiamo, se no compro qualcos'altro. Adesso andiamo, i nostri biscotti che abbiamo preso prima ci sono anche qui, qua ce ne sono altri, no, ma noi rimaniamo convinti di questi che sono carini, hanno anche gli occhioni. Ah, ma qua ci sono anche le cose salate, proprio pranzo e cena, guardate. Questa è tipo la marmellata di mirtilli rossi. Mangerei anche questa in questo momento. Ok, non è un buon momento per andare a fare la spesa di cibo. Questa è la nostra pasta renne. A casa ce l'abbiamo, di solito la faccio ai piccolini. E anche Danny piace tanto, vero? La tua pasta renne, Danny.